Newt Scamander. Tu? Tina. Tu? Newt Scamander. Tu? Grindelwald. Come? Grindelwald. Tu? Jacob. E tu? Voldemort. Succederà tra poco, scusami. Tra pochissimo accenderemo la bacchetta di Newt Scamander proprio qui dalla piazza di Lucca. E questo evento è un evento pazzesco, perché avverrà in contemporanea in 9 città d'Italia, 4 piazze e 5 cinema. Quindi a tra pochissimo, e ricordiamo l'uscita del film Animali Fantastici Crimini di Grindelwald il 15 novembre in tutte le sale italiane, e uscirà anche in tutto il mondo in 2D e 3D. A tra pochissimo. Position 1, action! Huh! Side through! 2, across the body! 3, back to the target! 4, behind the back! 5, high right! High left! Low right! Low left! Shield! Anche quest'anno Lucca Comics nella sezione movie ha avuto dei grandissimi eventi. Siamo contenti del ritorno di Warner, che ormai ci accompagna dal 2012 col padiglione monotematico in Piazza San Michele. Abbiamo avuto il grande ritorno di Sky, che quest'anno ha fatto le cose in grande con tutta l'esperienza Trono di Spade, che si trova sotto, nel sotterraneo sotto il baluardo San Colombano davanti a Piazza Larigoni. Il gradito, ovviamente, ritorno di Netflix, che in Piazza Anfiteatro ha ricreato la centrale della Dea. Infatti Netflix ci ha portato l'anteprima della prima puntata di Narcos 4, Narcos Mexico, e ha anche portato due degli attori della serie, ovvero Michael Peña e Diego Luna. E Disney ci ha portato un grandissimo regalo, visto che poi Disney è stata la nostra prima supporter nel 2011, quando è nata la movie, e ci ha portato la maratona Marvel, ovvero tutti i film dell'universo Marvel usciti nei 10 anni, dal primo Iron Man fino all'ultimo. E che dire, c'è stato anche l'evento, tornando a Warner, di Animali Fantastici 2 nella piazza di sabato, dalle 2 di pomeriggio fino alle 9 di questa sera, con la bacchetta magica. Quindi una edizione 2018 anche per l'area movie sempre ricca, e speriamo che la prossima sia ancora migliore, ma perché tutte le edizioni, la prossima deve essere quella migliore. L'oratorio è condivisione, è scegliere di condividere con altri non solo il mio tempo, ma ancora più profondamente chi io sono. Lì per lì non avevo capito perché eravamo stati scelti in parte anche noi, perché c'era stato proposto. Poi guardandolo però ho capito bene perché questo documento che vedrete a breve racconta qualcosa che non è chiaro e non è troppo visibile ai più. E questo è un segnale invece che noi vorremmo dare. La verità è che questo è uno straordinario documento che onora la vita. E a noi sembrava importante far vedere che cosa succede all'interno degli oratori, che cosa sta succedendo in questo momento con i ragazzi, che tipo di accoglienza si sta facendo in Italia. E lo si fa nel classico modo, come diceva Munari, in silenzio, cioè senza che nessuno se ne accorga, così come si fanno le rivoluzioni silenziose. Sono felice, è stato un privilegio poter produrre questo documentario, perché da produttore sono mosso dalla curiosità, e quindi la possibilità di avere accesso a una realtà che è comunque poco documentata e poco raccontata oggi in chiave contemporanea, è stato un grande privilegio, e sono felice di averlo potuto produrre. Penso anche che il lavoro sia ricco, sono contento del risultato. Siamo molto contenti perché il docufilm rappresenta poi quella che è l'attività oratoriale, e che il valore di queste attività è quello di risolvere in maniera alternativa i problemi della contemporaneità, che sono quelli della violenza, dell'integrazione
e dei giovani, e quindi si stanno formando dei giovani pronti a costruire un mondo, speriamo, migliore del nostro. Beh, penso che sia stato un progetto molto bello, perché vivere in oratorio, fare l'oratorio è una vita donata ed è uno spettacolo, si dice, che il mondo dello spettacolo si interroghi e proponga l'oratorio come occasione di incontro, di vita, e insieme a questo qualche domanda, penso che sia stata una bellissima occasione. Io mi sono emozionato molto. Il docufilm Qui e Ora è un tentativo originale, inedito, di raccontare la realtà dell'oratorio a chi non la conosce, ma anche a chi la conosce già. Si è cercato attraverso questo docufilm di presentare le molte sfaccettature presenti nell'oratorio, che rimane un sistema educativo aperto e complesso e rimane un mondo difficilmente definibile, difficilmente in qualche modo inquadrabile in una definizione. Ecco, invitiamo tutti a vedere questo. L'oratorio non è solamente quello che è raccontato, è molto di più, ma crediamo che questa sia una buona base di partenza. Questo filmato rende molto bene l'ambiente dell'oratorio, le preoccupazioni, ma anche le gioie dell'oratorio, ma soprattutto il fatto che sono protagonisti i ragazzi. E incrocia la storia profonda interiore delle persone che ci lavorano. Per noi è stato importante far vedere che nella nostra società questi atteggiamenti e questi momenti sono importanti, perché costruiscono la società del futuro, basandola su valori che si propongono alla libertà di ciascuno. Ed è per questo che apprezzo anche il contributo di Regione Lombardia, di tutti gli oratori e di tutte le diocesi che hanno collaborato a questa cosa. Siamo molto contenti che Alice nella Città, Festa del Cinema di Roma, abbia riconosciuto il valore di Qui e Ora, questo docufilm sulla realtà degli oratori in Italia, in particolare in Lombardia. Siamo fieri come Fondazione Ente dello Spettacolo di aver raccontato con linguaggio cinematografico, documentaristico, in maniera laica, la realtà umana, aggregativa, spirituale degli oratori, un patrimonio per tutta la società, non solo per la Chiesa. Posso dire di aver visto, più che un documentario, un film bellissimo che è una grande sorpresa, perché gli oratori, la dimensione degli oratori, secondo me sono una grande sorpresa, custodiscono un tesoro che per chi non li frequenta è inaspettato, e ho trovato anche delle persone eccezionali che lavorano all'interno degli oratori, che in qualche modo, come dicono, hanno deciso di donare la loro vita per questa attività e non solo, ed è una continua scoperta, un'ora di piacevoli colpi di scena che ti riscaldano il cuore e ti fanno venire voglia di conoscere ancora meglio questa realtà. Mi è piaciuto molto e sono contenta che esistano ancora queste cose. Io me le ero dimenticate e pensavo non esistessero addirittura più, che si fosse molto disgregata la società anche da quel punto di vista lì. L'ho trovato molto bello, fatto bene, anche molto moderno. Cosa pensi di questo documentario? Beh, ho vari pensieri. È che è molto bello, è ben fatto, ben diretto, ben raccontato, ben montato, e soprattutto poi fa venire voglia di frequentare gli oratori. È come se avessimo dimenticato improvvisamente di una realtà viva, dinamica, e quindi come spettatori questo è un gran regalo, perché ti restituisce una grande forza, che è una forza di aggregazione che la Chiesa sa fare e sa produrre, sa mantenere viva. Quindi sono molto contento di essere venuto a vedere questo bel lavoro della Fondazione Ente dello Spettacolo. So che non è un documentario che obblighi ogni spettatore ad andare in chiesa o ad avvicinarsi alla religione, ma a scegliere un percorso di vita, uno stile di vita, avvicinare le persone ad uno stile di vita sano, e quindi mi è piaciuto molto, è molto stimolante. Sicuramente sarà un'occasione bellissima per approfondire la conoscenza reciproca delle comunità, e poi c'è quest'altra bellissima parte dedicata ai giovani, e credo che anche quella sarà un'occasione di grande arricchimento per tutti noi, soprattutto perché questi giovani saranno di varie confessioni religiose, e questo penso che porterà un contributo ancora più
più interessante a questo dialogo attraverso il cinema. Dal festival di quest'anno ci aspettiamo la partecipazione dei giovani, visto che comunque il tema riguarda loro, perché sicuramente potrà essere per loro un momento formativo. Il cinema e questo festival in particolare vogliono passare dei messaggi a questi giovani, quindi investiamo su di loro. Il Pitigliani, con la partecipazione a questo festival, si aspetta una maggiore conoscenza tra i vari mondi e contesti religiosi e soprattutto un'apertura di questa conoscenza ai giovani, affinché i giovani abbattano le barriere che ancora ci dividano, perché le barriere creano incomprensioni ed è importante che i giovani trovino dei linguaggi comuni. Felicissimi di partecipare per il quarto anno a questo festival come Coreis Italiana, il tema dei giovani sentitissimo, come abbiamo già discusso con tutti gli altri, molto delicato il tema dell'educazione dei giovani, il tema dei veri maestri, chi sono veri maestri, come fanno i giovani a riprendere tutta la tradizione e rinnovare senza ribellarsi. Questi sono tantissimi temi veramente molto molto interessanti che vediamo se verranno sviluppati un po' con i vari cortometraggi. Ma tanti auguri e grazie. Noi donne e uomini di fede pensavamo sempre di dover dare le indicazioni al cinema e invece è arrivato il momento in cui noi dal cinema dobbiamo ricevere provocazioni, narrazioni e storie di vita di uomini e donne intorno al mondo, perché questa è la nostra missione oggi, comprendere dove va il mondo. Alla prossima puntata.